Conosco Augusto Patrignani, vicepresidente regionale, oggi quando era presidente di Confcommercio Imprese per l'Italia del comprensorio Cesenati, poi è diventato presidente provinciale, so, egli è un imprenditore del settore del commercio, dei servizi, del terziario e so con quanta passione abbia sempre seguito l'evoluzione nel territorio, l'economia del territorio, ma mi sono sempre chiesto perché sia tanto innamorato dei laghi della Valle del Savio, ma soprattutto del Lago di Quarto. Perché? Ma perché quando si va in vacanza normalmente si va al mare, al lago, in cerca di cultura, quindi il lago è sicuramente un posto dove la gente ci va volentieri in vacanza. Noi ne abbiamo uno qui nelle nostre prime colline che oggi è quasi sparito perché è stato lasciato, è stato abbandonato. Quindi una valle così importante che offre turismo e avere il lago a disposizione e non sfruttarlo, io lo trovo qualcosa di non corretto. Cioè, quindi, siccome noi rappresentiamo poi il mondo del terziario, del turismo e del commercio, siamo convinti che con un lago efficiente e recuperato il turismo ne guadagnerebbe tutto. Io so che lei ama andare per mare, però lì nel Lago di Quarto non può andare in barca ancora. No, invece in passato io ho saputo che si facevano anche delle gare in barca a vela, cioè quindi quando il lago era... Quindi ci si può immaginare magari alle prossime Olimpiadi della Romagna dove faremo il canottaggio? Ma insomma, se si potesse portare a quel livello di un tempo si potrebbero fare veramente molte cose. Però arriviamo all'oggi. Poter utilizzare al meglio, intanto vediamo delle immagini del fiume Savio, questo fiume credo che 65 km circa dal momento e dal punto in cui nasce, e attenzione che questo è interessante, nasce, è vero che la buonanima di Mussolini spostò i confini per far nascere in Romagna il Flavus biondo Tevere, oggi non è più biondo, ma nasce anche il Savio dal fumaiolo. Appunto, nasce il Tevere, nasce il Savio, è in Romagna, e quindi perché non sfruttare questa vallata? E lei come intenderebbe utilizzare questa risorsa? Ma intanto questa risorsa andrebbe utilizzata sotto l'aspetto idrico, elettrico e sicuramente un recupero ambientale sarebbe la sua diciamo così, vera opportunità che può presentare questo bacino, un recupero ambientale che può portare appunto tanto turismo nelle nostre vallate. Poi non dimentichiamo la siccità che c'è stata anche quest'estate, potrebbe rappresentare una risorsa importante per il nostro territorio. Abbiamo una costa qui vicino a noi di 50 km che ha bisogno di tanta acqua e quindi credo che questo sarebbe importante per tutti. Siccità, carenza d'acqua, lei fa suo quel detto popolare, dice la lingua batte dove il dente duole, quindi questo è il momento di intervenire. Ma sicuramente questo è il momento, è chiaro che i momenti vanno sempre tutti bene, però questo sicuramente è un momento dove la siccità ha avuto il suo effetto e quindi forse ci può essere la possibilità di che qualcuno possa intervenire. Però dobbiamo dire ai nostri telespettatori come gli amministratori, i primi cittadini di questa valle, siano in prima linea perché intendono utilizzare al massimo questa risorsa. Sono in prima linea giustamente perché un lago rappresenta per loro una grande economia e quindi come fanno a non essere in prima linea? C'è stato, poi ne parleremo perché forse avremo l'occasione per sentire la voce dei protagonisti, anche questo incontro romano, perché Roma è sempre docete, nonostante sì. Virginia Raggi, caro. No, così. Vabbè, comunque c'è stata una delegazione appunto che dove ho partecipato, c'erano tutti gli amministratori del comune di Sarsina, e anche l'ingegnere e anche il progettista di questo lago, perché poi c'è già un progetto. Siamo stati ricevuti a Roma al Ministero dell'Ambiente dal ministro Galletti e da Sandro Gozi
e ho trovato molta disponibilità da parte del ministro. Cioè, quindi io credo che questo sia veramente il momento per spingere tutti quanti assieme, perché è un bene del nostro territorio. Presidente, se lei è d'accordo, noi mandiamo la sigla, perché poi avremo delle sorprese per affrontare questo tema. Insomma, questo è un po' una sorta di aperitivo, questo che abbiamo dato, come direi indicazione. Sì. Il lago di Quarto, la Valle dei Laghi, il Savio. Valle del Savio. Savio, già lì per sé è Savio. E dei Laghi. E dei Laghi. Prego, regia. Essere imprenditori è una sfida continua. Affrontala con la squadra giusta. Scegli Confcommercio Imprese per l'Italia. Con i nostri servizi, la tua impresa riparte con una marcia in più. www.confcommerciocesenate.it. Romagna capitale, Romagna ballerina, Romagna che si sveglia col sorriso ogni mattina. Romagna passione da ti specchi nel tuo mar. Romagna capitale, Romagna superstar. La musica e la sigla già vi dicono come Confcommercio Imprese per l'Italia, di questa terra nostra di Romagna, abbia a cuore questo territorio, la musica, Romagna capitale. Uno dei punti di questa Romagna importante nel territorio della regione Emilia-Romagna a livello nazionale è, come diceva il Presidente, l'utilizzo di tutte le risorse. Stiamo parlando del lago di Quarto. Onorevole Marco Di Maio, lei che Camera dei Deputati è parlamentare del territorio, come vede questa iniziativa? Ma intanto credo che bisogna ringraziare Confcommercio per aver messo i riflettori su questo argomento. Penso che sia assolutamente importante affrontare, diciamo, una nuova vita per il lago di Quarto, una nuova possibilità che soprattutto deve essere, credo, in questa fase di tipo turistico, di tipo ambientale, riqualificare un'intera area che può essere sicuramente un punto di attrazione e un punto anche per portare nuovi turisti, nuove occasioni di crescita per i servizi, per il turismo, per il commercio. Poi c'è tutto il tema più grande invece che attiene alla prevenzione del rischio idrico, alla prevenzione del problema della siccità. Abbiamo passato un'estate molto difficile da questo punto di vista e credo che il discorso vada affrontato in maniera più ampia, valutando le soluzioni tecniche compatibili anche con le risorse che sono a disposizione, ma non possiamo certamente eludere il problema di fare investimenti che consentono di dare più certezza della risorsa idrica. Abbiamo una grande potenzialità che è data da Romagna Acque, dell'acquedotto della Romagna, una scelta lungimirante del passato che oggi sta dando i suoi frutti. Credo che in quel solco ci si debba inserire per unire la riqualificazione del lago di Quarto con la risposta necessaria a cambiamenti climatici che sono trasversali, non hanno colore politico, ma impattano molto, in maniera molto forte sulle persone, sulle imprese, sulle comunità di questa vallata, ma direi di tutta la Romagna, di tutto il paese. Quindi è un tema da affrontare e credo che sia importante che a farlo siano anche le organizzazioni d'impresa, non solo le istituzioni comunali, regionali e nazionali, perché c'è bisogno di una maggiore consapevolezza di unire gli sforzi su questi obiettivi. Io voglio dire a voi, telespettatori e telespettatrici, di seguire bene queste immagini che sono stupende di questo territorio. Poco fa abbiamo visto scorrere le immagini di Ridracoli, ma è davvero un ambiente naturalistico molto importante che unisce in 70 chilometri circa collina, media collina, al mare, perché poi il Savio sfocia nel mare, Lido di Savio. Avvocato, abbiamo ascoltato un impegno, questo è un impegno dell'onorevole Di Maio. E il suo impegno c'è? Ma certamente, anche perché innanzitutto bisogna ringraziare Confcommercio perché è la prima associazione che si è impegnata per rivalutare questa vallata e per rivalutare questo lago. Appunto può avere due scopi, quello turistico ma anche quello di risorsa appunto di acqua. Mi andavo a rivedere un po' la storia di Romagna Acque, un po' la storia della diga di Ridracoli, quindi se vogliamo la lungimiranza degli allori sindaci che non erano neanche sindaci ma della posso Lega. Posso interrompere? Sì? Sono sicuro che qui non c'è maggioranza e minoranza perché abbiamo il governo, il ministro Galletti,
al telefono. Buona giornata, ministro. Buongiorno, buongiorno a tutti. Qui ci sono i rappresentanti dei comuni della Vallata del Savio che lei ha ricevuto e intendono, abbiamo visto le foto, le cronache, da lei sapere cosa si può fare davvero per il lago di Quarto. Ma abbiamo due progetti in campo con i comuni. Il primo che riguarda strettamente il mio ministero. Ci è venuta l'idea di poter incominciare un percorso per trasformare quella zona in parco nazionale. Questo farebbe bene al turismo di tutta la zona, oltre che alla conservazione migliore del lago. Quindi un progetto molto importante. I parchi nazionali oggi in Italia sono molti, coprono circa il 10% del territorio nazionale e godono di un regime speciale, anche di finanziamenti speciali, quindi è possibile lì intervenire per incrementare il turismo. Tutto questo chiaramente nella tutela dell'ambiente, e mi sembra quella una zona che si presta molto bene a un intervento di questo genere. E poi dal mio ministero ci può essere invece più che altro un supporto tecnico-scientifico per quanto riguarda lo svuotamento del lago. Questo un supporto tecnico-scientifico perché il mio ministero non ha competenze specifiche in quel settore, riguarda molto i comuni, la regione e come ministero il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ma non mancherà sicuramente l'appoggio del mio ministero a un progetto che sicuramente ha anche una valenza ambientale. Signor Ministro, noi prossimamente saremo chiamati al voto e quindi il nostro interesse che vada, e qui sono i presenti sindaci, le organizzazioni al di là di ogni colore politico, quindi potrebbe diventare questo un progetto futuro al di là delle elezioni per dare spazio al turismo? Lei in fin dei conti Emiliano Romagnolo, vicino a questa nostra terra, è eletto in questa terra, ci sarà anche per il dopo il suo impegno? Beh, assolutamente sì, io poi sono particolarmente legato a quelle zone, ho frequentato Sarsina per tanto tempo, un paese stupendo, conosco il lago di Quarto, quindi sicuramente ci sarà da parte mia un impegno. Bisogna che ci sia un impegno, come diceva lei, trasversale a un progetto che va nel senso di valorizzare una zona, che non è né di destra né di sinistra, no? Un progetto, se è buono, è buono e basta, non è che abbia un colore politico. Quindi credo che questo progetto avrà un appoggio trasversale, almeno me lo auguro. Soprattutto in questo momento, quando a livello geopolitico mondiale l'acqua diventa causa e motivo di guerre, di frizioni, di scontri. L'acqua è un bene prezioso, in assoluto, forse il bene più prezioso che abbiamo a livello globale, a livello italiano. Quello del lago di Quarto è un problema, ahimè, comune a molti laghi, è un problema anche da un punto di vista pratico difficile da risolvere, difficile nel senso che richiede un impegno forte, perché svuotare un lago non è una cosa banale. Il fatto che lì ci sia molto consenso da parte dei comuni che insistono sul lago, questo è un grandissimo aiuto, quindi io credo che quel lago possa diventare anche un progetto pilota a livello nazionale. Lei conoscerà sicuramente la storia, la nascita di questo lago, quando parte di quel monte crollò, chiuse parte del fiume Savio, e quindi 60 anni fa ho visto dei diagrammi, davvero era un lago importante, adesso ormai si è interrato quasi completamente, signor Ministro. Il problema è proprio questo, che col tempo i sedimenti riempono il lago e riempiono anche i bacini, e svuotarli è nostro compito, anche se, ripeto, non è un compito da un punto di vista tecnico semplice, però bisogna farlo. Fra l'altro lei sa che lì c'era già un protocollo d'intesa firmato fra vari ministeri, la regione, i comuni, mi sembra nel 2004, quindi è un progetto che risale a tanti tanti anni fa. Adesso mi sembra che sia venuto il momento di portarlo avanti, anche perché adesso la situazione è peggiore di allora, è peggiore nel senso che i sedimenti si sono accumulati in maniera ancora più evidente, e dall'altra parte la siccità ci impone di recuperare il più acqua possibile, perché non ci dimentichiamo mai che le ultime tre estati che abbiamo avute sono state
fra le strade più siccitose della storia italiana, quindi il problema rischia di non essere più un problema emergenziale, ma di diventare la normalità per il nostro paese. Signor Ministro, facendo dell'ultima domanda che le rivolgo, lei ha seguito tanto da vicino, molto impegnato sul tema di COP21, la tutela dell'ambiente. Trump sembra che faccia un po' marcia indietro, ne è convinto lei? Ma io sono convinto che la posizione degli Stati Uniti, non ne sono convinto io, è un dato oggettivo, che la posizione degli Stati Uniti si sia certamente irrigidita. Sono però molto convinto che la posizione di Trump non sarà assolutamente sufficiente a fermare quel percorso che si è intrapreso a Parigi. Io proprio stasera andrò a Parigi, dove domani e domani l'altro festeggeremo il secondo compleanno di quell'accordo, che fu firmato proprio il 12 dicembre del 2015 a Parigi. Lì ci saranno ancora tutte le nazioni del mondo, quindi ci sarà ancora una spinta forte per andare avanti. Signor Ministro, io la ringrazio, però credo che il Presidente di Confcommercio, che lei conosce molto bene, a nome dei sindaci e di tutti coloro che sono in studio, voglia rivolgere il suo saluto. No, intanto, Ministro, buongiorno, sono Augusto Patrignani. Buongiorno. La ringrazio intanto perché, come ci ha ricevuto al Ministero l'altro giorno, per noi è stato un momento importante. La ringrazio anche per quelle parole che ha detto oggi, quindi noi contiamo su di lei. Magari se ci dà una mano ad organizzare anche un tavolo qua con tutti gli attori, da partire dalla Regione a tutti gli enti che possono avere voce in capitolo su questo possibile progetto, se ci dà una mano a convocare questo tavolo sarebbe un grande risultato per noi. Ma Augusto, come abbiamo detto nella riunione che abbiamo tenuto a Roma, il tavolo c'è già. Perché noi metteremo all'ordine del giorno dell'osservatorio sull'acqua, che comprende proprio i comuni e la regione Emilia, e i comuni interessati e la regione Emilia-Romagna, oltre che il mio ministero, il progetto del lago. Quindi io credo che invece che fare un altro tavolo ci convenga riportare in quell'ambito la discussione, dove siamo già tutti presenti e l'argomento è sicuramente attinente ai temi che tocca l'osservatorio. Bene, benissimo, grazie. Bene. La ringrazio molto, le auguro una buona giornata. Arrivederci anche arrivederci. Voi. Grazie. A lei e buona Parigi. Grazie, signor Ministro. Ecco, questo era interessante intervento del Ministro Gianluca Galletti, bolognese, come sapete, che segue da vicino, credo di aver capito, caro signor Vice Sindaco di Sarsina, che ha seguito sempre Sarsina, ne capisco anche le motivazioni in questo senso ancora col vecchio sindaco che ricordiamo tutt'oggi, così come ricordiamo Mengacini, il sindaco, l'abbiamo già fatto qui in questa trasmissione che è recentemente scomparso. Lei ha l'onere e l'onore di guidare questa importante città plautina. Prego. Io innanzitutto devo ringraziare il presidente Augusto Patrignani per essere venuto a Roma con noi e per aver proprio voluto fortemente questo incontro con il ministro Galletti. Una cosa che sono rimasto molto colpito è che il ministro Galletti ha fatto il bambino a Sarsina, quindi conosce bene Sarsina, conosce bene il lago. C'era anche Sandro Gozzi, che quindi è del territorio. Mi sembra che sia andato bene l'incontro. Hanno tutti e due parlato sulle potenzialità del lago, sul discorso che il lago deve ritornare turistico-ambientale, e in più ha parlato di questo osservatorio. Quindi penso che ci siano tutti i presupposti per andare avanti. Grazie. Io ho interrotto l'avvocato Morone. Beh, essere introdotto da un ministro è un piacere, nel senso che comunque... No, anche io... se quello dall'altra parte è uguale, no? Sì, adesso... Siamo al di sopra... Sì, no, siamo al di sopra di ogni cosa, anche perché il progetto non ha colore politico, lo perfetto, concordo. Perfetto. Anche perché facevo riferimento a due personaggi come i due sindaci Satanassi e Zaniboni, che allora investirono e furono i primi a portare avanti la diga di Ridracoli, quindi... E guarda caso proprio nell'89, diga di Ridracoli inaugurata, si può dire, nell'88, nel 1989 un grande senatore, scomparso anche lui da pochi anni, il grande sindaco di Sarsina, senatore Ernesto Cappelli, fa il primo tavolo d'intesa con la regione, con gli altri comuni, con il consorzio Acque per portare avanti questo grande progetto, un progetto che non ha colore politico e che deve andare avanti.
Mi preoccupa quando sento dalle parole del ministro che un ministro mi dica che mi dà un supporto tecnico progettuale, perché per fare i grandi progetti servono i soldi. E quindi in quel progetto ci furono persone non del mio colore politico, che furono appunto del colore politico, allora partito comunista, se non mi ricordo quale, comunque di sinistra, che investirono su questo progetto, ci misero la faccia e andarono a bussare in regione per chiedere quegli importi, quei finanziamenti che hanno reso possibile questo grande progetto lungimirante. Quindi è questa la differenza fra un politico di oggi e un politico di ieri. Abbiamo questa grande lungimiranza nel capire che il Lago di Quarto, così come risorsa da valorizzare sia per il turismo, e va bene, ma anche come risorsa dell'acqua. Vedevo nelle parole di Spadolini quando diceva che la nostra sarà una società che dovrà eliminare quelli che sono i dubbi, quelli che sono quei bisogni, e quindi anche la libertà dell'acqua, cioè non avere più quella carestia di acqua. Quindi, visto che negli ultimi anni abbiamo avuto questo grande problema, vediamo come risolverla. E prima di andare a fare, e lo dico a mio personale, un potabilizzatore o comunque un qualcosa che trasforma l'acqua salata in acqua naturale, come viene trasformata ad esempio in Israele o come quello della Standiana, se abbiamo la possibilità di utilizzare il Lago di Quarto per questa grande risorsa idrica che è, perché è un'acqua di tutto un altro valore, e ne ho l'esperienza perché il Lido di Classe, Lido di Savio, molto visitato da Forlivesi, fino a poco tempo fa era solo diciamo irrigato da acqua del Ridracoli, e l'acqua era molto più buona. Ultimamente è stata cambiata, è stata messa anche l'acqua dello Standiano, del potabilizzatore della Standiana, e l'acqua è cambiata di altissima qualità, è diventata pessima qualità, un'acqua quasi imbevibile. Quindi l'impegno della Lega, di quella che comunque è una forza che ci impegniamo a governare, spero da qui a pochi mesi, infatti spero che si possa prendere un impegno, e non ho in questo momento qua le possibilità di dire che tipo di impegno, spero sia un impegno economico, perché se i politici prendono impegno a fare dei tavoli su tavoli si combina poco nella vita. Poi qui abbiamo a che fare con degli imprenditori e non gliela possiamo raccontare. Certo. Quindi o la regione stacca un assegno, o i comuni limitrofi, per quello che possono, nella possibilità, e si vede un investimento da qui anche a lungo termine, che quindi non è un breve termine che dà un risultato immediato, ma anche a lungo termine, quindi è un investimento per il futuro, ma potrebbe essere un investimento importante. E chiudo dicendo, e riguardando proprio quell'intervista dell'88, quando era allora Guerzoni, se non sbaglio, il presidente della regione Emilia-Romagna, nella sua intervista cercò di placare quelle che magari erano le polemiche di allora, di chi diceva che i 9 miliardi e gli altri miliardi più investiti per fare la diga erano stati buttati. Quindi un investimento a lungo termine nell'acqua, per quanto riguarda la Lega, è un progetto da portare avanti. Quindi diamoci da fare, rimbocchiamoci le maniche e troviamo i fondi per portarlo avanti. Io la ringrazio, avvocato, anche perché ha avuto l'onestà intellettuale, ho seguito il suo intervento quando ha detto quelli sì erano politici, e sto parlando davvero, io lo ricordo sempre, l'imperatore delle acque. Caro Presidente Bernabé, lei è il successore dell'imperatore delle acque, al quale va riconosciuto il merito, al di là dei colori partito comunista, centrosinistra, democrazia cristiana, perché questi erano gli attori di quel tempo che hanno permesso, al di là delle differenze, senza avere contro i TAV, i TAP, eccetera, perché oggi sarebbe una cosa irrealizzabile dal mio punto di vista, lei ha avuto l'onestà intellettuale di dare atto che allora c'erano, lei li ha chiamati così, c'erano dei politici. Non so cosa pensa Salvini in questo momento, però, perché lei ha detto che c'erano allora, adesso non ci sono. Presidente Bernabé, sì. Che è presidente del Consorzio Acque. Sì, Romagna Acque, Romagna Acque, Presidente. Società delle Fonti. Romagna. Ma in realtà questa esperienza integra tante fonti che sono presenti sul territorio, la prima società di area vasta di dimensione romagnola, e in realtà io voglio ricordare le crisi che per effetto del cambiamento climatico hanno cambiato la percezione delle comunità locali sul fabbisogno idrico. È vero che nel 66, quando si costruì il Consorzio Acque, si pensò ai 50 anni che sarebbero venuti successivamente, però è bene tenere presente che le crisi idriche si stanno ripetendo con una frequenza non più straordinaria ma ordinaria, il 2003, il 2007, il 2011, il 2012, il 2017. Senza l'integrazione di più fonti di falda, di superficie, penso ad esempio di falda prevalentemente nell'area riminese, Marecchia e Conca, di superficie, Reno-Lamone nell'area Ravennate e anche naturalmente il Po attraverso il canale Emiliano-Romagnolo e naturalmente Ridracoli che rappresenta oltre il 50% del fabbisogno idrico. Parliamo di 1.100.000 abitanti, oltre naturalmente alle presenze turistiche estive. Noi non abbiamo lasciato un giorno
nessun comune quest'estate senza acqua, nessun comune romagnolo. Questo credo che sia un elemento d'orgoglio. Ci sono state difficoltà in Emilia, ci sono state difficoltà a Roma, in tutta Italia, ma grazie al fatto che comunque c'è anche il canale Emiliano-Romagnolo. Se noi non avessimo avuto il canale Emiliano-Romagnolo saremmo entrati in difficoltà. Io naturalmente dissento, perché l'acqua quando è trattata ed è resa potabile è tutta buona. In particolare con l'investimento fatto a Ravenna col potabilizzatore della Standiana, con un sistema, un trattamento fisico a membrana ad alta filtrazione, abbiamo reso potabile l'acqua del canale Emiliano-Romagnolo. È chiaro che d'estate è un'acqua più calda perché è un'acqua di superficie, però ecco, è come naturalmente bere l'acqua calda o l'acqua fredda. È chiaro che l'acqua fredda d'estate è più buona. Ecco, devo dire che l'aumento dei consumi, noi quest'estate per effetto delle ondate di calore chiuderemo l'anno a 114 milioni di metri cubi, ma venivamo nel 2014 a 106 milioni di metri cubi, quindi come dire, non solo dobbiamo tener conto di non sprecare l'acqua che c'è, ma naturalmente quella poca che abbiamo dobbiamo farla rendere, perché soprattutto d'estate, anziché ridursi i consumi, non solo piove meno, ma non solo piove meno durante tutto l'anno, gli ultimi 3 anni sono stati inverni e autunni siccitosi, ma d'estate aumentano anche i consumi per effetto delle ondate di calore. Quindi il tema della gestione della risorsa, di fare ulteriori investimenti che integrano il fabbisogno e continuare naturalmente a investire nelle reti, è quello che ci assicura di continuare ad avere l'acqua in futuro. Dobbiamo essere all'altezza di Missiroli, Satanassi e Zaniboni e naturalmente valutare assieme ai sindaci, che sono i proprietari di Romagna Acque, quali sono gli investimenti da fare nei prossimi anni. Noi abbiamo con l'Università di Bologna iniziato nel 2013 uno studio, agli inizi del 2018 faranno delle proposte tecniche ed economiche che permetteranno di aprire una riflessione sul futuro. Quindi il tema degli invasi, il tema che affronteremo falde, subito dopo, ecco, Il tema anche del completamento del CER fino al completamento della Romagna, fino all'arrivo dei confini con le Marche, quindi a San Giovanni Marignano nell'area riminese, ecco, credo che l'integrazione fra tutte queste fonti sia la nostra sicurezza, la nostra garanzia per il futuro. Io non la voglio interrompere perché ne avrà tempo per dimostrare tutto ciò che lei ci ha anticipato, però io azzardo, dal punto di vista di uno che ovviamente non è un tecnico ma segue dall'esterno, così come i nostri telespettatori, allora si fece un sogno, perché diciamolo, allora